Tuzzi nel comitato dei pendolari della Roma Lido. E siamo qui per sottolineare il fatto che noi poveri pendolari che veniamo, no, io sono di Ostia, vabbè, ma chi viene da Roma, oltre a fare tutta la fatica che si deve fare per arrivare qui a Ostia, quando ci si riesce ad arrivare se non ti fanno andare a piedi, e una volta arrivati a Ostia, arrivano le cose, e il mare che fine ha fatto? Il mare sta in gabbia, o il mare dietro ai muri, o il mare non accessibile, cioè è una cosa assurda, una cosa non si riesce a risolvere questa questione annosa, che sono 30 anni che si sta discutendo di questa questione, e nessuno si prende la briga di risolvere. Era stato fatto qualche cosa anni fa, prima che fosse sciolto il municipio, ecco, su questa è una cosa che ci ritorniamo, per associazione mafiosa fosse stato sciolto, si era messa la mano, l'ex sindaco Marino insieme a Sabella avevano cominciato a mettere le mani su queste concessioni, ma pare che sia stato è tutto bloccato, è tutto fermo, a Sabella l'hanno mandato, sono sollevato dalle scale perché dava fastidio. E noi siamo qui dopo 2 anni di al municipio, non, dopo aver avuto addirittura, abbiamo avuto una delegata del sindaco per il 10° municipio, e non si vede nessun risultato. Questi signori del mare continuano a essere i padroni della spiaggia, continuano ad avere le concessioni quarantennali, trentennali, continuano a fare il bello e il cattivo tempo. Se uno viene qui sul pontile, si vede come utilizzano i beni comuni. Transennato, il mare transennato, chiuso, non ci si può entrare. È assurdo una cosa quindi del genere. Quindi dopo 2 anni e mezzo di commissariamento il risultato non c'è. Almeno visibile non c'è nessun risultato. Se non, chiaramente, quando non ci sono risultati, la cosa tende a peggiorare, non a migliorare quando non ci sono risultati. Nel senso, poi ecco, la monnezza abbandonata sul lungomare, perché nessuno provvede alla raccolta. Insomma, in una situazione veramente insostenibile. Ostia non si può dire che non è all'altezza di essere il mare di Roma. No, Ostia è il mare di Roma. È come l'hanno concepita fino ad oggi, è diventata il mare dei pochi, nel senso che questa è la situazione. Perciò riuscirà la nuova giunta, la giunta che verrà eletta con le prossime elezioni, a mettere mano veramente insieme ai cittadini? Il problema è questo qui anche, perché fare tutto quanto nelle stanze chiuse, non è che chiamano i cittadini e insieme andiamo a fare una cosa così. Ma lei è candidato a qualche lista? No. Che me ne guardo bene, non ho più l'età, nel senso che no. Noi appoggiamo, come a parte come comitato, ma io come cittadino appoggio una lista civica, ma è una lista civica di Don Franco De Donno, visto che si può dire, lo diciamo, perché io non mi vergogno per è niente. Giusto un ex prete forse che ha conoscenze in alto, un bel miracolo a Ostia. C'è qualcuno che spera in questo qui, ma è una persona preparata, è una persona in gamba, è una persona che vive il territorio, non è che viene uno che viene dall'esterno e via da Torino o da Costa. Qui è vissuto sempre sul territorio, conosce tutte le problematiche e tutte le criticità del territorio, è una persona affidabile, si è contornato di persone in gamba, comunque sarà quello che sarà.